Alcune sale del secondo piano della collezione permanente sono dedicate a delle piccole mostre che raccontano delle storie non meno interessanti per la città di Pisa, ma nelle quali troviamo un eco di eventi internazionali e di un mondo che cambia. E questo è il caso delle mostre dedicate alle fotografie dell'archivio Frassi, di proprietà della Fondazione Pisa, un archivio costituito da oltre 400.000 scatti che il fotoreporter cittadino collezionò nell'arco di 4 decenni di attività e che documentano la storia di Pisa dagli anni 50 agli anni 90. Le fotografie dell'archivio di Luciano Frassi sono state studiate nel dettaglio dal giornalista e storico Giuseppe Meucci e dallo storico dell'arte Stefano Renzoni e hanno portato alla creazione di un racconto in più tappe, un racconto per immagini che è un vero e proprio amarcord pisano e che costituisce ormai uno degli appuntamenti più attesi a Pisa. In questo episodio si racconta l'ultimo Novecento, le vicende che caratterizzarono la città di Pisa negli anni 70, 80 e 90 e che spesso intrecciano il suo vissuto quotidiano ai grandi eventi nazionali e internazionali. È una storia fatta di luci e di ombre, dalla feroce tensione degli anni di piombo alla strategia brutale dei sequestri di persona, si passa all'entusiasmo gioviale e creativo di Kate Haring, che arrivò a Pisa nel giugno del 1989 per realizzare il suo più grande murales, Tutto Mondo, o ai bagni di folla di Papa Wojtyla, che nello stesso anno, proprio a Pisa, decise di riabilitare Galileo, un evento che ebbe risonanza internazionale. Fu un periodo di grandi apprensioni, per esempio per lo stato di salute della nostra torre pendente, che proprio all'inizio degli anni Ottanta iniziò a dare segni di problemi di staticità, ma anche di grandi gioie, soprattutto legate alle meravigliose traiettorie calcistiche del Pisa di Romeo Anconetani. Le vicende narrate sono davvero innumerevoli e molto spesso sono eventi nelle quali ci si può riconoscere parte della propria storia. Anche per questa ragione, questo è uno dei eventi più attesi e goduti qui a Palazzo Blu.